Ciao a tutti, oggi voglio farvi il video sui prodotti finiti o quasi di quest'ultimo periodo. Allora, parto con i due prodotti che non sono ancora del tutto finiti, ma che lo saranno a breve. Il primo è questo burro cacao idratante protettivo della Viviverde Coop. È un prodotto fantastico, me ne è rimasto così e mi sta piacendo un sacco, mi è piaciuto un sacco. È molto idratante, dà proprio l'impressione di un balsamo labbra fatto in casa. Infatti è per questo che mi piace. Lo trovo veramente, veramente ottimo. L'ho aperto d'estate e devo dire che sì, un pochino si è sciolto. Sciolto, vabbè, non proprio, vabbè, un pochino sì, si scioglie, però comunque resiste, non si sfà come magari mi è successo con il rossetto della Benecos, per esempio, che d'estate è diventato inutilizzabile. Questo ha retto bene anche ai climi caldi, e, buonissimo, costa poco, molto facilmente reperibile, favoloso, favoloso, per cui ve lo consiglio. Un altro prodotto che ho quasi finito, come vedete, cioè proprio qui c'è perché è pieno d'aria. Ieri sera l'ho utilizzata, ma viene male. Vedete? Viene proprio a fatica perché appunto è quasi finita. È la crema mani della Benecos. Questo è un prodotto ottimo, come vedete non fa scia bianca, si assorbe con una rapidità impressionante. È un prodotto secondo me molto molto adatto all'estate, infatti io durante l'estate l'ho utilizzato con molto piacere. C'è da dire che non ho le mani particolarmente secche, quindi sicuramente chi ha le mani, ha problemi di mani secche, questo prodotto non è assolutamente adatto. Ha un odore neutro e un'altra cosa da dire è che questo prodotto è ottimo per l'estate, ma inadattissimo per l'inverno o comunque per quando ci si avvicina alle stagioni più fredde. Infatti, le ultime applicazioni le ho fatte di sera. Di giorno non l'applicavo più perché era un po' troppo poco, però comunque per l'estate è un prodotto validissimo, costa mi sembra 1,99 euro, quindi fantastico. Poi un altro prodotto che ho finito è l'acqua micellare della Sobio, questa qua, la calendula. Ne ho un'altra da aprire. Mi piace un sacco, costa, l'ho pagata 11 euro in una bioprofumeria. È fantastica, l'odore mi piace un sacco, fa schiuma, fa una leggera schiuma che però secondo me non è fastidiosa. Toglie molto bene il trucco dagli occhi, dalle labbra, dal viso, collo, quindi perfetto, non brucia gli occhi. Favoloso, veramente un prodotto favoloso. Poi sono 500 ml di prodotto per 11 euro. Secondo me è anche molto valido e molto conveniente. Poi ho finito Aloe Schiuma Viso deterge e strucca delicatamente della BioArt. Questo è Made in Italy. Certificato ICEA e sono 200 ml. Che dire di questo prodotto? Allora, io mi sono innamorata dei prodotti che fanno schiuma e questo fa una schiuma fantastica, soffice e è proprio non so, una mousse morbidissima, sofficissima. Spalma bene sul viso, viene via facilmente con una sola passata di acqua, pulisce molto bene, molto delicatamente il viso, non tira la pelle, non mi ha dato problemi di secchezza, non mi ha dato neanche problemi di pelle lucida, perché alcuni prodotti sgrassano troppo, altri invece ungono. Questo devo dire che è un prodotto perfetto. Non è però
secondo me, miracoloso e fantastico, fantasmagorico come lo descrivono su YouTube. Cioè, è solo un ottimo prodotto, però ecco, non fantastico, diciamo così. Però mi sono trovata molto molto bene e dura anche molto tempo, quindi anche questo ho consigliato. Poi ho finito il dentifricio al verde 5 in 1, molto buono, non ha sapore, anche se qui c'è scritto che ha la menta, io l'ho annusato dalla confezione, un pochino la menta si sente, quando poi si va a applicare appunto sui denti non ha alcun odore o alcun sapore. Però comunque nonostante questo la sensazione di freschezza e di pulito la lasciava comunque, per cui l'ho trovato un ottimo prodotto, veramente buono. E poi insomma costa poco, in Italia si possono trovare solo online prodotti al verde, vi metto il link giù al video dove vi spiego come fare, però buon prodotto. Poi ho finito, fortunatamente perché è stata una tragedia, questa acqua tonica delicata viso alla rosa moschita della Omnia Botanica. Intanto passa un'altra ambulanza, sembra quasi che io stia, non lo so, a Roma, in una grande città, e ogni video c'è un'ambulanza. In realtà no, sto in una città abbastanza piccola, però questo è quello che. Comunque, dicevo, quest'acqua tonica della mia botanica, questo è 100% naturale, c'è l'olio di rosa moschita che è bio, gli ingredienti sono ottimi, sì, l'ho pagata mi sembra intorno ai 7 euro, l'ho presa da Acqua e Sapone. Questa è una marca che a me piace molto, ha un sacco di cosine carine, col detergente viso uguale a questo mi sono trovata malissimo e con questa mi sono trovata ancora peggio perché appiccica, lascia la pelle veramente appiccicosa e l'odore non sa neanche proprio di tanto di rosa, ha un odore strano che sembra quasi citronella o sì, una cosa del genere. Io infatti sono arrivata a metà a usarla come tonico e ho faticato. Per finirla, avevo visto un video di Sonia Flower Bio dove diceva che la utilizzava per mischiare le polveri, per diluire appunto le polveri per poi fare le maschere al viso. E quindi ho iniziato a utilizzarla così, insieme alle polveri, alle argille, per le maschere, e la utilizzavo in questa maniera. E devo dire che, come prodotto per inumidire le argille, per le maschere è fantastico. Come tonico, come acqua tonica, fa schifo. Sicuramente non la ricomprerò e questa non, no, è stato un po' uno spreco di soldi, ecco. Questa non ve la consiglio. Poi ho finito lo scrub per il corpo, detergente e tonificante della Natura House. Questa è la linea Pura Natura che è alla rosa. Questo ve ne ho già parlato, sono 250 ml, mi era stato inviato da Natura House. È un prodotto buonissimo. Ha un odore molto buono di rosa, però siccome è. Non so se si riesce a vedere, è una crema con i granulini, quindi sa di rosa e crema, ma è veramente molto delicato l'odore. E inoltre, col fatto che appunto è una cremina, oltre a scrubbarvi, e scrubba molto bene perché i granuli sono perfetti, quindi non è uno scrub troppo aggressivo, ma neanche troppo blando, è uno scrub ottimo. E oltre a scrubbarvi, siccome appunto è una crema, idrata anche molto la pelle, per cui io dopo non applicavo le creme perché comunque mi lasciava la pelle molto liscia, morbida e idratata. Per cui questo prodotto mi è piaciuto tanto, mi è durato anche parecchio.
Fantastico. Gli ingredienti mi sa che erano nella scatolina di cartone che ora ho buttato via. Comunque, questa ha un insieme di rose, c'è scritto qua, che è la rosa centifoglia, la rosa damascena, rosa moscheta, quindi ha questi tre tipi di rosa. E quindi, insomma, è anche un prodotto, è carino appunto per questo motivo qua. Comunque molto buono, mi è piaciuto un sacco. Poi sono riuscita a finire finalmente perché mi è durato tantissimo tempo. Nei 2 mesi più caldi estivi l'avevo lasciato un po' da parte perché era un pochino troppo pesante, però veramente non finiva più. Il contorno occhi dell'Idea, quella della linea al melograno, che è borse occhiaie. Questo io l'avevo comprato tipo a Natale, sono 10 ml, ma veramente io non ne potevo più. Allora, come borse occhiaie è inutile, io l'avevo preso appunto per questo motivo qui, perché le occhiaie non le ho, però la mattina ho le borse, gli occhi parecchio gonfi, mi serviva un prodotto che sgonfiasse. Questa cosa non lo fa, e neanche se io l'ho applicato poi sia di sera che di giorno, non è servita a niente. È una crema idratante, abbastanza pesantuccia, che infatti sconsiglio d'estate per chi non ha un contorno occhi particolarmente secco come il mio. D'estate lo sconsiglio perché unge, rimane proprio lo strato unto. Ed è una cremina colorata, ora no, non c'è più. Era una cremina colorata, si può vedere forse dal tappino, e alcune persone dicevano che colora. In realtà no, è un prodotto che ne basta pochissimo. Non si deve fare la pompatina, tutta la pompatina, ma solo una piccola parte, cioè non bisogna schiacciare questo cosino fino in fondo, così, solo pochino, e quella è la quantità giusta, così non colora. Però ecco, non lo riprenderei perché non è adatto al mio tipo di contorno occhi, perché è troppo ricco per me e non è servito a niente, né per gli occhi gonfi né per le borse, per cui no. Poi ho finito questo gommage alla rosa sublime della Sue Beautique. Allora, questo prodotto l'avevo preso perché mi piace la profumazione della rosa e quindi io l'ho preso senza leggere assolutamente niente di questo prodotto. Infatti ho visto che è per le pelli mature e quindi è molto idratante. Io questa cosa non l'avevo vista, l'ho preso solo per il profumo, sbagliatissimo. Infatti, allora, la profumazione è fantastica. Però, come si può vedere da qua, è una crema con i granulini di scrub. Ora guarda se ce n'è. No, non riesce a uscire. È appunto una crema e quindi mi ungeva parecchio il viso. Per cui chi ha una pelle grassa come la mia lo sconsiglio per questo motivo, perché vi lascia unti. Però come prodotto in sé è buono. Io lo boccio solo perché non è adatto al mio tipo di pelle. Però ecco, lo consiglio a chi ha magari una pelle normale o secca, perché comunque è un prodotto valido. Non è adatto a me, ma è un prodotto valido. Poi, vediamo un po'. Finito questo super mega boccione di base lavante di Aromazon. Questo qua finiva a novembre del 2014 e l'ho finito proprio a novembre del 2014. Mi è durato tantissimo. Io questo qua l'ho utilizzato per alcuni spignatti veloci. A volte non ho tempo di fare dei veri e propri spignatti, o magari ecco un regalino all'ultimo minuto, per cui utilizzavo la base lavante e l'arricchivo con degli attivi, con altri tensi attivi, insomma lo arricchivo e lo personalizzavo, però comunque l'ho utilizzato anche così da solo. C'è da dire che come prodotto è buono, mi è piaciuto. L'unica cosa che ho odiato tantissimo è la profumazione. La profumazione di questo prodotto, che è stata anche difficile da nascondere con gli oli essenziali o con le fragranze. Io ci sento tantissimo l'odore di impasto per la pizza, di lievito, ma forte
forte, veramente forte, che non è buono. E quindi cercavo in tutte le maniere di nascondere questo odore, ma ci riuscivo veramente molto a fatica. Per cui io ne ho un'altra boccia perché ne comprai due, però ecco, finita quella non la riacquisterò mai più. Questo è 1 litro. Mi sembra però che ci sia anche più grande o più piccola, ma appunto non la prenderò più. Poi ho finito, ahimè, la cremina che mi aveva mandato Vale. Vi lascio il link al suo canale qua giù. Questa era la cremina della Dottore Organic al miele di Manuka. Manuka si dice, non lo so. Sì, mi sembra di sì. Vabbè, comunque, fantastica, ve ne ho già parlato nei prodotti Mai più senza di te. Ottima, idrata molto bene, ha un'ottima profumazione, la utilizzavo di sera, l'ho centellinata il più possibile, però è finita. Buona, veramente buona, fantastica, soprattutto per l'odore, mi piace veramente un sacco e ringrazio tantissimo Vale di avermela fatta provare, veramente, perché è stata una piacevole scoperta. Non penso di acquistarla perché costa 14 euro e 14 euro una crema mani è troppo per me, per le mie tasche, però comunque ringrazio di avermela fatta provare perché è veramente fantastico. Chi se lo può permettere, glielo consiglio perché è ottimo. Poi, a quanto siamo? 16 minuti. Allora, ho finito queste salviettine. Queste sarebbero struccanti, quelle della Easy Re prese al Lidl. Dovrebbero essere struccanti. Detergenti per il viso senza profumo, alcol e coloranti. Io in realtà l'ho utilizzato come salviettine normalissime per le mani. Sono 25 pezzi, mi sono trovata bene. Comunque per le mani non. L'odore è gradevole, costano poco, quindi molto molto buone. Sono però parecchio umide, quindi per no, a chi magari dà fastidio, insomma, le sconsiglio un po', però comunque mi sono piaciute un sacco. Nel frattempo, tra poco sentirete un'altra ambulanza che passa. Poi ho finito dei campioncini. Questi campioncini qua mi erano state mandate dal sito di naturalbio.it. Vi lascio il link giù nell'info box. Non li ho usati tutti perché sono tantissimi, ne ho utilizzati alcuni. Ve ne voglio parlare molto velocemente. Allora, il primo è il campioncino di Natures, crema gel viso riequilibrante per pelli miste e impure. Eccolo qua. Questo ha un buonissimo odore di limone, si assorbe velocemente, non unge e non lucida. Io con questo campioncino ci ho fatto 4 applicazioni e mi è piaciuto un sacco. Poi, Bioslime, capelli di Venere, è la linea, e c'è shampoo, crema, rivitalizzante. Beh, e me lo sto cercando qua perché. Aspetta, perché me li sono scritti, se no poi li perdevo, ma li ho persi comunque. Non lo trovo più. Ah, eccolo. Ah, perché non è Bioslime, ecco perché non lo trovavo. È della Elan, capelli di Venere. E questo è lo shampoo crema. Eccolo qua. Allora, questo qua l'ho utilizzato, me lo ricordo benissimo, quando ero a Berlino. È un buon prodotto, ha un gradevole odore, fa molta schiuma. Io ho fatto solamente un'applicazione, i capelli sono rimasti puliti per 2 giorni, io comunque li ho grassi. Dovrei però provarlo per più tempo perché comunque con una sola applicazione non è che ci ho capito molto, ecco, diciamo così. Poi c'era anche maschera in pacco nutriente e rigenerante, sempre della Elan, per capelli secchi, sfibrati e danneggiati. Allora,
Questa maschera qui ha un odore così e così e non districa molto bene. Ho fatto anche questa una sola applicazione, per cui dovrei magari provarla per più tempo prima di darvi un vero e proprio giudizio. Poi, allora, qui c'è della Biosline, ecco, c'era qualcosa della Biosline, Psorelia, crema eudermica, emolliente e lenitiva. Che è questa qua? E si può comunque vedere che è sempre abbastanza pienotto. L'odore non mi piace per niente, è difficile da spalmare e appiccica un sacco. Qui c'è scritto applicare nella zona interessata con un leggero massaggio una o più volte al giorno secondo le necessità. Non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni, non applicare su cute lesa. E qui vi faccio vedere, a me non è piaciuta. Poi sarà che io non sono poi una persona che è amante di questi prodotti difficili da spalmare, unti, quindi boh, magari a qualcun altro può piacere. A me sicuramente non è piaciuto. Non fa scia bianca, questo bisogna dirlo perché non la fa. Il problema è che ha questo odore che mi fa venire brividi, proprio puzza, e lascia un pochino unti e appiccicaticci, per cui non mi è piaciuto. Poi vediamo un po' che altro c'è. Della Veleda ho provato la crema fluida al limone, ho fatto un'applicazione, ha un odore molto buono, è un fluido molto molto leggero che si assorbe subito, non fa scia bianca, lascia la pelle molto morbida e idratata. Quindi anche questo qua, questo è un prodotto che mi è piaciuto un sacco. Ho altri campioncini che non mi ha mandato questo sito, li ho trovati non so, non mi ricordo dove, però ecco, sono contenta di averne altri perché mi è piaciuta. Poi, della dottora Usca ho provato questa qua che è la crema mani. Loro i campioncini li mettono in queste brochure veramente molto carine e qui attaccato c'è il campioncino. Allora, questa l'ho utilizzata io e una mia amica che lavoriamo insieme, quindi l'ho portata al lavoro e durante la giornata ce la siamo spalmate per più volte. Io ho fatto 6 applicazioni, lei due. Ha un buonissimo odore, è nutriente, non unge, non fa scia bianca, si assorbe molto velocemente, non fa la patina lucida, però ecco, l'unica cosa è che il colore non è molto invitante perché è di un giallino strano. Quindi così, però lascia la pelle veramente molto morbida e è piaciuta molto sia a me che alla mia amica e abbiamo fatto anche la prova di applicarlo su una sola mano e la differenza si vedeva tantissimo. Quindi è una crema che mi è piaciuta un sacco e questa trattamento nutriente protettivo e si assorbe velocemente ed è vero. Qui c'è scritto indicata per levigare la pelle ruvida dei gomiti. Su gomiti non l'ho provato, comunque è un prodotto buonissimo anche questo, se non costasse così tanto lo acquisterei. Forse questo è anche molto meglio della Dr. Organic, ottimo prodotto. E poi come ultimo c'è questo qua che è il campioncino sempre della Biosline. Cell Plus, io di questi ne avevo due. Uno è questo, uno non so se l'ho utilizzato e l'ho perso o se devo sempre utilizzarlo. Comunque, con questo ci ho fatto 2 applicazioni. Ha un buon odore. È una crema molto leggera che dopo un breve massaggio si assorbe completamente. Non fa scia bianca e lascia la pelle molto idratata e molto vellutata. Per cui, anche questo è un prodotto che mi è piaciuto un sacco. Era anche il mio ultimo prodotto, video è venuto lunghissimo, ma non ho voglia di farne due perché veramente no, ho voglia di smaltire questi prodotti che sono tanti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!